e finalmente il mio desiderio si sta per avverare, la cassettiera di Marco Carta. Marco, già twittano come bello Marco, come bello Marco. Hashtag occhiali per tutti. Occhiali per tutti, stupendo. Commentate con l'hashtag vieni da me. C'è un primo tweet sulla liberazione? Sì, dicono ma è arancione, ma è la bandiera dell'Irlanda. Ma chi lo dice? È una ragazza. E come si chiama questa ragazza? Giulia. Giulia è rossa, guarda Giulia, è rossa, ma ti pare? È rossa. Va bene Giulia, ti vedo bella daltonica. Pronta, twitta, twitta. Sì, l'applauso poteva anche andare. Primo cassetto, ci sono degli attrezzi che forse conosci. Eh sì, questi sono degli attrezzi da artigiano, perché il parrucchiere è un artigiano, ed era il lavoro che pensavo fosse della mia vita, perché non riuscivo a pensare che prima o poi sarei diventato un cantante. Quindi questo era il mio piano B. Siamo parrucchieri tutti in famiglia, siamo parrucchieri, sono anche tutti molto bravi, devo dire la verità. Da quante generazioni, scusami Marco? Entrambi i miei nonni, sia materni che materni, sono parrucchieri. Ma dai. Quindi i miei nonni paterni, nonno e nonna, e la mia nonna materna, e i figli di entrambi, anche mio padre ovviamente, quindi... Vagamente parrucchieri, quindi tu hai saltato la generazione, però per un periodo lo sei stato. Mia zia riponeva molta fiducia in me perché diceva che ero un grandissimo talento, no. Che sì, diceva che acquisivo molto velocemente, che avevo una bella manualità, ma la musica per me era il mio piano A. Certo, era... ma ti piaceva fare il parrucchiere oppure lo facevi? Sì, mi piaceva molto perché era tutto il contesto, non era solo tagliare i capelli e far belle le persone e farle uscire felici dal negozio, ma anche ascoltare la quotidianità e la vita di ogni persona, che poi alla fine è quello che faccio ancora oggi e metto in musica, no? Poi scrivo le canzoni perché ammiro anche guardare i passanti, cioè mi piace anche studiare le persone e metterle nelle canzoni mie. Vabbè, quindi comunque ora non tagli più i capelli neanche per te, immagino. Per me sì, nel senso che ogni tanto quando il mio parrucchiere mi bidona o è lunedì è chiuso e domenica io devo partire, allora io... Che fai? Eh beh, adesso ovviamente con questo non lo faccio, mi metto uno specchio dietro e piano piano faccio un parziale taglio, ma parziale perché poi mi aggiusta quando arriva lui, però se sono cose leggere le riesco a fare. Ma sei ancora bravo? È come andare in bicicletta e parrucchiere, non lo so. Sicuramente è come andare in bicicletta, sì, anche perché il capello è un tessuto. Il capello allora, attenzione, ho una mia amica che ama farsi tagliare i capelli. Ed è qui dietro di te, si chiama Rachele Di Fiore. Rachele. Non scherziamo. Come non scherziamo? Non io ti mi fido di Marco cantante, anche di Marco parrucchiere, ma non in questo momento. Hai ragione, perché queste forbici... Non sono adatte. No. Non sono adatte. Chi è che si fa fare una frangetta da Marco Carta? Frangetta? Una frangetta, che dici? Ma capello dietro, facciamo capello dietro? Cioè, tu sei pronta? Capello dietro sì, frangetta no. Marco, capisci che non ti danno credito? No, gli do credito per dire... Prego, prendi la sedia. Allora, inquadriamola un attimo. No, io non faccio niente, tranquilla. Ah. Però se uno guarda il capello... No, se uno guarda le punte... No! Ci vorrebbe una cantata! Marco! L'ho appena sfuntita. Stai meglio. Non sono limitato, dai. Vabbè, le forbici... Le hai messe a posto da tanto tempo, tranne per noi ogni tanto, quindi ho capito che potrai venire ad aggiustare qualche signora, così? Dai, con i così giusti sì, dai. Le forbici erano quelle lì, insomma, ma la musica è stato sempre il tuo piano A, la musica che ha conquistato tutta l'Italia, perché poi su quel palco più importante d'Italia ci sei salito da vincitore. E la tua faccia, sì. Quando hanno detto il tuo nome, sì. La dice tutta. Vince la 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Marco Carta! Forza mia,
La mia strada è il mio domani, il mio sole, la pioggia, fuoco all'acqua dove io mi intufferò. Marco Carta! Cioè, la tua faccia era per dire io. Ma perché da bambino guardavo il festival con ossessione. E i miei non nulla contro i miei, perché li amo e loro amano me, ma loro non credevano in questa cosa, ero solo, ci credevo solo io, perché non è che dici voglio fare l'avvocato, che è un bellissimo mestiere, ma studi, fai il praticantato e poi ce la fai. Voglio fare il cantante e voglio che la gente mi segua. E come fai a farti seguire dalla gente se non con la spontaneità e il tuo talento? Ma tutto era un grandissimo punto di domanda. Neanche la nonna? No, mia nonna si arrabbiava perché non avevo soldi e io spendevo questi pochi soldi che avevo per fare Cagliari-Roma. È stata intervistata una volta la nonna? Sì. Che noi ce l'abbiamo ripreso. Marco Carta arriva al successo dopo una vita non facile, ha perso entrambi i genitori da bambino ed è cresciuto a Pirri con la nonna, che oggi si gode il trionfo. Felicissima, molto, molto felice, sì. Si aspettava questa vittoria? No, assolutamente no. Qual è stata la prima cosa che gli hai detto ieri quando l'ha chiamato dopo la vittoria? Si ricorda? Che, sì, sì, me lo ricordo perfettamente, perché non è passato, sono passate un paio d'ore, erano le due. Mi ha detto, nonna, ma ci pensi cosa mi sta succedendo? E gli ho detto, sì Marco, non ci capisco più niente. Io ho pensato, non ci comprendo nulla. Traduci? Apro e chiudo parentesi. Lei è veramente il mio fiore e il mio tutto, nel senso che siamo in un fascia protetta, quindi lo dirò in maniera... Lei veramente ha due palle quadre, palle si può dire, Caterina, perché veramente è una donna che dopo la morte della figlia ha preso in mano la situazione e ha detto io non posso fermarmi, ho due bambini piccoli da allevare, e l'ha fatto con un... in un modo straordinario. E questa è la tua nonna, non è tua mamma in questa foto? No, questa è mia nonna, che è giovanissima, è bellissima, è biondissima. E tu pure eri carino, con le orecchie uguali a quelle di oggi. Sono la sventola. Sì. Ma non notano questo dettaglio? Esattamente, ci sono le cartine scatenate, perché oggi, oltre ad essere la liberazione, è San Marco, quindi fanno tutti tanti auguri, buon onomastico. È San Marco oggi, grazie. Buon onomastico a tutti i Marco d'Italia. A tutti Marco, sì. Apri. Apro io? Sì. Ma che è? Cosa vuoi? Allora, questo è un test da criminologia, ragazzi, Allora, queste sono le macchie di Rorschach, sembra uno show di lingua, sono quelle che usano alcuni psicologi durante le loro sedute di analisi. Mm. Chi è che ride? Ah no, pensavo che ci fosse un sotto... non vi preoccupate, potete state tranquilli, non è nessuna cosa brutta, attenzione, succede che magari qualcuno va in analisi lo psicologo... E sei lì con lui e parli tramite i disegni. Sì, sì. Magari non è stata una tecnica che tu hai utilizzato. Non è una tecnica che ho utilizzato. Io ho fatto 2 anni di analisi, ero molto piccolo perché avevo 10 anni. Ho fatto dai 10 ai 12 anni. Perché, ritornando sempre a mia nonna e alla grande donna che è, era preoccupata per il futuro mio e di mio fratello. Un padre che non si presenta e non c'è e muore. Una mamma che viene a mancare... Ha detto, io ho paura che questi due ragazzi crescano con un grande vuoto che bisogna in qualche modo colmare con l'affetto, ma anche riuscire a buttarlo fuori in qualche modo. Quindi, senza obblighi e senza impegno, ha chiesto a me, a Federico, mio fratello, se ci andasse che... di andare da uno psicologo. Sì, ma tu avevi 10 anni, cioè una cosa veramente all'avanguardia per l'epoca. Cioè, tua nonna è veramente un mito. Mia nonna è un mito assoluto. Parliamo di più di 20 anni fa. Sì, è una donna aperta, è una donna giusta. È una donna giusta. Quindi, e tu cosa dici? No, non voglio andare. No, dico, se questa cosa mi può aiutare, ero cosciente del fatto che comunque avessi un fardello molto pesante. Forte. Mia madre mi mancava tanto. Ho fatto 2 anni, ma la cosa simpatica in tutto questo è che dopo 2 anni, a un certo punto, le sedute erano una volta alla settimana, ci andavo, un pomeriggio
le dico: nonna, senti, non ci voglio più andare dalla psicologa. E mia nonna mi ha detto: ma certo, amore mio, se vuoi non ci vai più, ma posso chiederti perché? E io le ho detto: sì, nonna, ora sto bene. E non sono più andato. Ora sto bene. Lei non ha detto niente, né man né se, esattamente come non ha detto niente quando mi ha fatto andare. Mi ha detto: va bene, allora non ci vai più. E così è finita? E così è finita, non sono più andato, perché comunque avevo buttato fuori tutto quello che c'era, tutto il dolore che è ancora presente oggi nella mia vita, ma gestito sicuramente da adulto in maniera differente. E tua mamma l'hai portata dentro di te sempre, ovviamente, l'hai anche tradotta in musica. Sì. E c'è questa canzone bellissima che vorrei rivedere insieme a tutti voi. Ti voglio bene. Ti sento la notte mentre sto per dormire e mi lavo la faccia come mi hai insegnato a fare e prendo le cose solo di testa mia, anche se cado continuo, anche se manchi continuo. Dai tuoi occhi ho imparato una cosa speciale, che ad essere se stessi non c'è niente di male, e ti porto nel cuore, nella pelle, nel mondo, anche se sono arrabbiato perché mi hai abbandonato. Ti voglio bene. Sì, Ti voglio bene è una canzone che ho dedicato a lei con estremo amore e anche con tanta difficoltà, perché io mi ricordo mia madre quando mi ha insegnato a lavarmi i denti, a lavarmi il viso, come lei appunto mi ha insegnato a fare, citazione del testo della canzone, e lei è quotidianamente presente nei miei confronti. Scrivere e cantare, interpretare questa canzone è stato molto difficile, Caterina, perché anche quando ho fatto Amici io non ho mai parlato di lei, non mi piaceva parlare di lei pubblicamente. Ma non perché non riuscissi a togliere fuori qualcosa, ero estremamente geloso dei suoi ricordi. E anche arrabbiato, perché tu nella canzone dici: arrabbiato perché mi ha abbandonato. Poi purtroppo sì, lei dice: non ti ha abbandonato. In realtà quello è il bambino che canta. È il bambino. È il bambino che canta, perché quando io la vedevo deperita, che ormai lei è morta a giugno, verso maggio io ho fatto la comunione e volevo assolutamente un paio di scarpe particolari, che non cito ovviamente, e io ero molto arrabbiato con lei perché volevo queste scarpe assolutamente. Lei mi ha detto: guarda, appena sto meglio te le compro, ma io non ho la forza di farlo. Io mi arrabbiavo, un giorno gli ho detto: sei sempre a letto, sei sempre così, gli altri bambini così. E quindi io mi ero arrabbiato tantissimo con lei, però poi alla fine mi ha regalato queste scarpe. Meno male.